sorridendo, un secondo, perché stavo parlando con i miei colleghi della menzione della riforma pubblica che c'è stata, secondo la signora Romero. Io ho fatto un calcolo per me e la mia età pensionabile a livello contributivo, se potrò arrivarci, raggiungerò 75 anni. Auguri! Spero di avere sempre la salute, prima cosa, a meno che non faranno una legge che ci obbliga a stare in salute per forza. E anche la volontà e l'entusiasmo che mi porta adesso in giro per l'Europa a scoprire e a vedere nuove metodologie da poi da riportare in patria. E buongiorno a tutti, riprendo gli interventi. Sono docente di lingua inglese nella scuola media e ho ottenuto il ruolo nel 2004 dopo circa 14 anni di precariato nei vari ordini di scuola, dalla media all'università. Prima di approdare anch'io per scelta all'insegnamento, ho avuto esperienze di lavoro all'inizio in un'azienda multinazionale dove mi occupavo della gestione dei circoli della qualità ai fini del miglioramento continuo. E poi ho esercitato la libera professione come interprete e traduttrice e di docente e interprete di lingua italiana nella formazione dei tecnici degli allora paesi in via di sviluppo. E queste esperienze avute prima di entrare nella scuola mi hanno portato a viaggiare in molti paesi europei ed extraeuropei, dagli Stati Uniti all'Iraq dell'allora Saddam Hussein. E ho avuto l'opportunità di incontrare, di lavorare, di poter fare esperienze con popoli e culture che hanno arricchito il bagaglio culturale che avevo avuto in precedenza dalla preparazione scolastica di base e poi da quella universitaria. E quindi sono approdata all'insegnamento con tanto entusiasmo nel lontano 1992 e con tanta volontà di poter trasmettere quanto avevo appreso ai miei alunni, per aiutarli a diventare cittadini europei prima e poi del mondo. E lo stesso entusiasmo mi ha portato, mi spinge ancora continuamente alla ricerca di nuove metodologie e di nuovi mezzi di comunicazione per poter catturare l'attenzione e la curiosità, soprattutto la curiosità degli studenti, verso l'apprendimento della lingua straniera. E così ho scoperto la metodologia CLIL e l'uso delle nuove tecnologie nel 2005, partecipando a un corso biennale di formazione per formatori CLIL, organizzato dall'Istituto Scolastico Regionale della Liguria, in collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia. E grazie ai colleghi e professori della Ca' Foscari ho conosciuto il programma Lifelong Learning della comunità europea. E allora mi si è aperto un mondo davanti, venendo a vedere, a conoscere quante possibilità di formazione vengono offerte dalla comunità europea per i docenti in servizio, non necessariamente in ruolo, per lo scambio di esperienze e di progetti tra i paesi europei con i programmi Comenius, Grundtvig e anche molti altri. L'acronimo CLIL, come avevo già detto, sta per Content and Learning Integrated Learning, la traduzione, nel cui contesto una disciplina non linguistica viene veicolata in lingua straniera, inglese nel mio caso, ma potrebbe essere qualsiasi altra lingua straniera sia necessaria, come lingua veicolare. In pratica si tratta di far apprendere la matematica, la musica, la fisica in lingua inglese o qualsiasi altra lingua si voglia. Il termine è stato coniato nel lontano 1997 da David Marsh, il cui impegno continua ancora nel diffondere questa metodologia in Europa. Ho iniziato nella mia scuola il progetto CLIL, il primo progetto CLIL nel 2006, con molto interesse, all'inizio molto scetticismo da parte dei colleghi che non capivano la novità che stavo provando. Vedendo poi i risultati ottenuti, si sono sempre avvicinati con molto successo, soprattutto da parte degli alunni e delle famiglie che vedevano
vedevano un entusiasmo nuovo da parte dei ragazzi che poi tornavano a casa e raccontavano che avevano appreso l'inglese in un altro modo, in un modo diverso dal solito. E quindi abbiamo sperimentato l'approccio nuovo dell'insegnamento-apprendimento delle discipline della lingua straniera. E pur con mille difficoltà, da allora io non ho mai smesso di cercare progetti, di crearli, ed ho partecipato così a due esperienze con Enius. La prima è stata nel 2010 a Bristol, in Inghilterra, nella University of West England, dove ho avuto la conferma dell'importanza dell'insegnamento apprendimento interattivo con l'uso delle LIM, dell'internet, come fonte di ricerca guidata e controllata, sempre soprattutto, per l'applicazione della metodologia CLIL e dell'utilizzo della lingua straniera che va oltre il libro di testo, perché dicevamo prima anche con un collega, the book is on the table, the cat is in the garden, a certi livelli ne abbiamo un po' piene tasche e quindi dobbiamo rinnovarci e dobbiamo andare avanti. E il nostro progetto è stato definito il progetto Blue Skies, non so se è andato a parlare, che metteva in confronto i vari progetti di Bristol portati dai docenti europei. Il nostro era Blue Skies nel senso di, sembrava quasi un'utopia per la perfezione, non mia naturalmente, perché io non ho lavorato da sola, ho lavorato in compresenza, le tante olimpiante compresenze che diceva prima la signora qui presente, scusi, perché da quando poi sono state tolte tutta una serie di meccanismi dalla scuola media, la scuola è stata massacrata, grazie per averlo detto. Quindi avevamo io fissa come lingua inglese e il docente di musica e di informatica si alternava a seconda della compresenza che avevo. E quindi è uscito poi un progetto perfetto per l'organizzazione e per l'outcome che abbiamo poi avuto. La seconda esperienza che ho avuto è stata di recente, lo scorso mese di aprile in Spagna, a Granada, nel centro del professorato para la formazione professionale di Andalusia, era così che mi dicevano. E durante la settimana di corso sono stata onestamente illuminata dalla scoperta degli infiniti strumenti che esistono, oltre a quelli noti naturalmente, per la creazione, la condivisione, la gestione di documenti e la possibilità di lavorare anche a distanza tra alcuni docenti contemporaneamente, dal Divo a Erasmi, all'IJOT, per fare alcuni esempi concreti. Molti docenti presenti, se sono di informatica, forse li conosceranno, ma se a noi non viene fatta formazione specifica su certe cose nelle scuole, altrimenti non potremmo conoscerli. Detto ciò, mi viene in mente il caro Steinbeck, quando lui diceva che secondo lui le persone non fanno viaggi, ma i viaggi fanno le persone. E confermo che da tutti i miei viaggi, da tutte le esperienze che io ho avuto modo di confrontarmi e di crescere a tutto campo, in tutte le materie che abbiamo parlato, in tutte le questioni, oltre la scuola, all'interno della scuola, mi sono confrontato con tanti colleghi di tanti paesi presenti, ho raccolto informazioni preziose e sono felice qui di condividerne alcune con voi, ne dico solo alcune altrimenti poi mi cacciate via perché me ne passo il tempo. Inizio con la Grecia, per esempio, che sta vivendo una crisi sempre, almeno dalle informazioni che ci danno, peggiore della nostra, ha operato tagli forti sulla scuola, ma lo ha fatto in modo da non ledere il diritto allo studio dei suoi figli, delle nuove generazioni. E mi dicono che dà ancora libri gratuiti agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado. In Finlandia, per esempio, c'è l'accesso ad internet per gli studenti e i docenti è garantito con i telefoni cellulari, i multimediali che vengono forniti dalla scuola. Al mattino quando entrano, li lasciano quando escono, hanno filtri naturalmente necessari per il controllo della sicurezza. E io ho pensato alla mia scuola, dove quest'anno non
abbiamo più la DSL dedicata perché dovevamo risparmiare, se non convergiamo tutti nel wifi del comune che è sempre intasato da tutto il paese. La Turchia e la Grecia dal 2010 al 2012 hanno aumentato addirittura gli investimenti sulla formazione professionale degli insegnanti e questi io li ho controllati, qui ho tutto il rapporto Euridice della Comunità Europea, non mi hanno detto sciocchezze. La Spagna ha centri di formazione territoriale permanenti per la formazione degli insegnanti, sono finanziati dallo Stato questi centri di formazione, ci sono formatori esperti specializzati nelle diverse discipline che tengono corsi di aggiornamento durante tutto l'anno e dove gli insegnanti possono andare per informarsi, ci sono aule multimediali e biblioteche a disposizione dei docenti. Però i miei colleghi lamentavano che qualche centro è stato chiuso per la crisi. Poi a un certo punto è stato il mio turno di descrivere lo scenario della pubblica istruzione nel quale io opero. Ho descritto il progetto CLIL sul quale sto lavorando quest'anno, che coinvolge la matematica e la musica. Ci stiamo lavorando con molta fatica perché sono venuti a mancare degli anni le famose 3I. L'inglese l'hanno tolto, hanno tolto ben 2 ore dal tempo prolungato, quindi non si può fare più niente. L'informatica non c'è più alla scuola media, giusto perché hanno tolto le ore di educazione tecnica, ok? E vabbè, l'impresa non sta neanche a dirlo perché sappiamo tutti come sta andando. E malgrado ciò stiamo lavorando bene su questo, bene con tante le fatiche su questo progetto. Poi però ho anche raccontato altre cose sull'Italia, perché ho dovuto dire che l'Italia è l'unico paese in Europa che ha deciso di chiudere, dimensionare e accorpare i plessi scolastici a causa della crisi. Ce lo dice anche il rapporto europeo, facendo una politica contraria, opposta a quella di molti paesi che non hanno cambiato la geografia scolastica. Non ho potuto neanche tacere sul fatto che dall'anno 2000, chiunque sia stato lì, dall'anno 2000 il nostro Stato ha iniziato gradualmente a finanziare le scuole private ed a togliere ossigeno alla scuola pubblica. Ha operato tagli indiscriminati sulla formazione, sui diversamente abili e sulle discipline dal 2007 ad oggi, ed in particolare quelle le ultime scuole che si sono abbattute su di noi dal 2010, 2012, hanno dato il colpo di grazia alla possibilità di sviluppo culturale e professionale delle nuove generazioni. Se poi dovessimo continuare così, c'è anche il rischio di non poter mantenere lo status quo dell'istruzione. E arriviamo a ledere il diritto allo studio proprio, sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione. Io voglio chiudere adesso qui, però con un pensiero di ottimismo, e voglio dire anche che se l'istruzione pubblica mantiene ancora un livello alto di efficienza e di efficacia, lo deve esclusivamente non solo a tutti i nostri presenti, ma a tutti quelli che stanno a scuola e continuano a lavorare e che ancora non hanno perso la spinta propulsiva e la motivazione, e sono dovute al fatto di non considerare, di non aver mai considerato la scuola, il lavoro, non come un lavoro qualsiasi, ma proprio come una vera e propria missione la nostra. Grazie.